Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi signori siamo tornati su Clash of Clans per continuare la nostra road delle mura. Signori, non parleremo del nuovo aggiornamento, non parleremo del municipio al 12 perché naturalmente di queste cose se ne occupa chi porta Clash of Clans quotidianamente. Noi siamo qui soltanto per continuare la nostra road delle mura e devo dire che questo aggiornamento comunque un piccolo favore ce lo fa. Infatti ragazzi hanno diminuito di un altro milione il costo delle mura di livello 11, raga, tantissima roba per noi. Io mi ricordo quando ho cominciato a giocare a Clash of Clans, se non mi sbaglio costavano 4 milioni, adesso sono passate a soltanto 2 milioni e immaginatevi voi oggi quante mura riusciremo a fare, visto che abbiamo 8 milioni e 5 di oro, 8 milioni e 5 di elisir e in più dovremo anche comunque farci un paio di attacchi insieme. Ragazzi, come prima cosa andiamo subito nel nostro villaggio di modifica e andiamo subito a spendere un paio di milioncini, sia di uno che dell'altro. Anzi, direi più di un paio, che non si sa mai. In questo modo terminiamo subito questa nuova fila e oggi ragazzi tenere il conto delle mura sarà veramente dura. Facciamo 2 milioni di oro, ok, grande mezzo. Andiamo con 2 milioni di elisir e voilà. E io direi che ci facciamo un altro paio di milioni e un altro paio di milioni, raga. Facciamo così e così. Ragazzi, praticamente noi ci siamo già fatti ben 4 mura di livello 11, cosa che sarebbe stata impossibile da pensare, in quanto nonostante che abbiamo fatto 4 mura, abbiamo ancora praticamente la metà di quello che avevamo quando siamo partiti col video. Cosa incredibile, ragazzi, oggi andremo a fare almeno 8 mura, cioè qualcosa di impensabile quando Clash of Clans era, diciamo, appena nato. Una cosa veramente incredibile. Io vado a ritirare tutto ciò che posso ritirare. Ovviamente il nero non lo posso ritirare, ma non importa, tanto ormai ci siamo abituati ragazzi. Andiamo di qua nel nostro villaggio normale e signori, eccoci qua. Io naturalmente le mura le vado a sistemare poi alla fine del video. Adesso noi siamo pronti per andarci a fare il primo attacco di oggi. Signori, vi voglio essere sincero con voi, mi sta balenando in mente di portare anche il TH11. Vedremo ragazzi, è una notizia da prendere con le pinze. Non so se lo farò sul serio, ma per il momento una mezza intenzione ci sarebbe. Signori, partiamo al volo e andiamo a cercare il primo villaggio da attaccare. Ragazzi, probabilmente il nuovo aggiornamento sta richiamando i giocatori su Clash of Clans, infatti non riesco a trovare villaggi inattivi, bene o male sono tutti attivi. Questo però è un buon villaggio e sembrerebbe fattibile con la nostra Go Weaver. Intanto se noi li facciamo entrare qui da davanti, raga, non ci dovrebbero essere problemi, diciamo, estremi. Quindi facciamo così, spacchiamo subito il muretto qua. Ok, andiamo dentro con i maghetti, andiamo dentro già con i reali, andiamo dentro con le valchirie. Ok, perfetto, raga, andiamo dentro anche con tutti i maghetti. Io provo anche a spaccare lì il muro, anche se sicuramente non riusciremo a spaccare perché chiaramente c'è tutto il resto. E invece, signori, ce l'abbiamo fatta, raga. Ce l'abbiamo fatta. Io metto già qui una furiozza. No, i maghetti, bam, proprio sulla bomba. Metto una cura qua in mezzo. Le inferno sono sul danno multiplo, quindi grande mezzo per noi. Dai, Valkyrie. Merda, raga, abbiamo perso veramente parecchie truppe. Il re barbaro l'abbiamo ottenuto al pelo. La cosa che ci interessa a noi, naturalmente, ragazzi, sono le risorse. Come sapete, tutto il resto non ci importa. Noi abbiamo preso quasi tutto da questo villaggio, quindi va benissimo così. Poi ci portiamo a casa, vabbè, raga, ci portiamo a casa anche la stellina, che comunque non fa male. Un inferno è andata giù. Vediamo un po' se con la Queen riusciamo a portarci a casa magari quell'ultimo deposito lì di elisir, che non sarebbe l'ultimo, c'è quello dall'altro lato che però non riusciremo a prendere assolutamente. Questo ragazzi noi ce lo portiamo a casa tranquillamente, magari ci portiamo a casa anche due stelline. Non ho il, diciamo così, il bonus lega questo giro in quanto non avevo la lega, ma comunque ragazzi ci siamo portati a casa parecchia roba. Io vado a chiudere qui l'attacco e noi torniamo a casa con un discreto bottino di 319.000 di oro, 304.000 di elisir. Nero niente, ma ragazzi come sapete a noi il nero non serve. Ritorniamo a casa, rimettiamo a fare al volo le truppe e ci prepariamo per il secondo attacco. Dunque, le truppe, ragazzi, sono già pronte. Noi ci siamo presi la lega, chiaramente, e magari non so se riusciremo a fare il bonus stella, ragazzi, perché bisognerebbe fare 3 stelle.
Raga, fare 3 stelle non so se ce la facciamo. Poi, soprattutto, siamo senza gli eroi, quindi la vedo veramente durissima. Metto a rifare, però, intanto, le nuove truppe. Mamma mia, guardate che roba! Guardate la nuova caserma, il nuovo drago. Cioè, raga, sto drago qui deve essere qualcosa di incredibile. Infatti, ho già guardato, ho già controllato, e a livello 1 ha lo stesso danno al secondo, se non mi sbaglio, del nostro drago di livello 5. Infatti danno al secondo 2,40. Mamma mia, ragazzi, sarà veramente qualcosa di incredibile. È un po' questo anche che mi sta spingendo al pensiero di ripartire un pochino a giocare. Non forte come prima, ragazzi, assolutamente quello no. Però vorrei anche vedere le macchine d'assedio e queste cose qui che sicuramente saranno una figata da paura. Ok, rimetto a fare gli incantesimi. Addestramento truppe, rimetto a fare la mia Go Weaver. Eccoci qua, dovremmo essere in bolla. Sì, tutto a posto. Signori, noi siamo pronti per andarci a fare il secondo attacco. Avremo soltanto le truppe e due incantesimi in meno. Non abbiamo i reali, quindi cercherò un villaggio magari inattivo se riusciamo a trovarlo. Anche se con questa cosa dell'aggiornamento, come vi ho detto, è un po' più difficile. Vedremo un po' che cosa riusciamo a trovare. Ragazzi, abbiamo trovato un villaggio che potrebbe essere inattivo. Effettivamente la maggior parte delle risorse sembrano essere all'esterno, ma noi avendo questo tipo di attacco da portare lo facciamo comunque in maniera abbastanza pesante. Lo facciamo bello largo, magari ragazzi, facciamo una cosa di questo genere, andiamo a fare così. Aia, qui ho esagerato un po' però con la larghezza, assolutamente ho perso dei maghetti, non importa. Ok, raga, allora qui c'è il maghetto che mi sta ripulendo tranquillamente. Noi poi abbiamo anche le nostre valchirie che possono ripulire così alla grande, perché comunque ragazzi le valchirie ripuliscono veramente in maniera prepotente. Qui facciamo così, mettiamo altri maghettini per supportare lui. E signori, noi ci siamo già presi buon bottino qui, c'è da dire. Ok, se le valchirie lì non fanno cazzate, dai, prendete tutto. Ok, grande mezzo così. Grande mezzo, raga, lì abbiamo ripulito alla grande. Vediamo un pochino dov'è che ci mancano delle risorse. Ci mancherà un po' di elisir qui, un po' lì. Raga, mettiamo le valchirie in modo tranquillo. Facciamo cose di questo genere. A noi della stella non ce ne frega assolutamente niente, arrivati a questo punto. Facciamo così alla buonissima, andiamo a lanciare giusto gli spaccamuro per sprecarli, non per altro. Che non hanno spaccato il muro lì, incredibile, infami come sempre. Ok, raga, perfetto. Allora noi andiamo a mettere giù le ultime truppe soltanto per sprecarle, non per altro. Tra l'altro, guardate che roba, siamo vicini al 47. Sapete cosa vi dico? Io vi metto qua la curettina. E ci portiamo a casa magari il 50%, raga. Cosa ve ne dite? Ecco qua, raga. Tanto le risorse ce le abbiamo da buttare via noi, non ci interessa. Ci siamo sprecati così un incantesimo e ci siamo pure portati a casa la stellina. In questo modo ci portiamo a casa 477.000 di oro, 425.000 di elisir. Il nero non ci interessa, ma in più abbiamo 160.000, 160.000 che ci fanno comodo per le nostre mura. E noi, signori, torniamo a casa. Grande benzo per noi, ragazzi. Siamo riusciti comunque a portarci a casa una stellina, nonostante che abbiamo fatto un attacco praticamente per svuotare soltanto le miniere. Non ci interessava assolutamente di prendere stelle e cose del genere. Io rimetto a fare tutte le truppe di nuovo, visto che le ho utilizzate apposta tutte proprio per avere la comodità poi di fare così. E rimetto a fare anche la cura che abbiamo utilizzato. Perfetto, raga. A questo punto abbiamo altri 5 milioni e 600 mila, andiamoci a fare un altro po' di muretti, dopodiché andiamo a chiudere il video. Eccoci qua, raga, nel nostro villaggio di modifica. Mamma mia, che spettacolo! La comodità fatta persona questo villaggio, raga. E andiamo avanti con le mura, siamo arrivati a 4 con quelle di prima, andiamo con il numero 5, andiamo col numero 6, mamma mia, ragazzi, numero 7 e numero 8. Voilà, raga! Mamma mia, che spettacolo! E giusto perché ovviamente il mio clan ha smesso di giocare e quindi diciamo che il castello del clan ce l'ho vuoto. Perché se avessi avuto anche roba nella tesoreria, ragazzi, se avessi avuto anche la tesoreria piena, sarebbe stato veramente incredibile. Probabilmente saremmo arrivati anche a 10 mura in un solo video. Incredibile! Signori, io adesso mi vado a riordinare off-screen, naturalmente, le mura. Non so a che punto siamo arrivati, ma ne mancano veramente poche. Cioè, stiamo facendo il comparto qua in alto, ma ancora un po' ce ne va di
di Mura per finirlo. Signori, io spero che questo nuovo, incredibile, fantastico video su Clash of Clans vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Io come sempre vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi. Vi do il vostro caro Brutal. Un salutone. Bella raga!